saluto a tutti i radioascoltatori e benvenuti nel nostro spazio quotidiano qui su Live Social, ma anche su le frequenze di Radio Roma Capitale. Siamo sempre a tenervi compagnia, ma soprattutto chi è soprattutto a mettersi in gioco sono sicuramente i nostri ospiti, che vengono qui a farci degli approfondimenti, e quindi spesso possiamo trattare argomenti che vi sono a cuore. Allora dovete rimanere con noi. Oggi parleremo di animali e quindi lo faremo insieme ad un professionista del settore, quindi mi raccomando, andate a condividere la nostra pagina Facebook Live Social e i nostri hashtag interviste e storie. Oggi appunto parliamo con il dottor Alessandro Calderini, appunto del centro della clinica Calderini Veterinario. Benvenuto. Salve, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito, dottore. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, io le chiedo innanzitutto un po' il suo percorso, dottore, il suo un po' excursus, la sua specializzazione, la sua passione per gli animali, poi, effettivamente. Beh, io ho studiato a Perugia, mi sono laureato lì e poi dopo ho seguito la passione per i cavalli, che mi ha portato un po' in giro per il mondo, in America, in Olanda, molto spesso in Egitto. E dopo ho deciso, insomma, di mettere radici, e quindi ho deciso di dedicarmi più ai piccoli animali, e quindi ho aperto questa clinica ad Anguillara Sabazia, dove mi trovo benissimo e mi occupo principalmente di cani e gatti. Qualche volta capitano anche altri animali, tartarughe, una volta abbiamo riparato la frattura di una cornacchia, insomma, ecco, ci capita un po' di tutto, e questo è il bello un po' del vostro lavoro, del mio lavoro, sì, capita di tutto. Allora, dottore, allora io voglio un pochino addentrarmi in quelli che sono tutti i servizi offerti dalla vostra clinica, perché voi avete tante specializzazioni, un team veramente preparato. Ci racconta un po' quello di cui veramente vi occupate. Diciamo, noi ci occupiamo degli animali, diciamo, a 360 gradi. Ovviamente ognuno segue la propria specializzazione. La mia si tratta, diciamo, di tutta quella che è la clinica medica e la clinica chirurgica, quindi tutte le chirurgie, soprattutto dei tessuti molli. Ci sono un collega che si occupa della ortopedia, una collega che invece si occupa della dermatologia e della nutrizione, due colleghi che fanno ecografie, e infine una collega che si occupa dell'oculistica. Ecco, e quindi abbiamo tutte le competenze necessarie per poter portare i nostri amici a quattro zampe, perché siamo legatissimi ai nostri animali. Quindi più quando troviamo un posto veramente preciso dove poter trovare tutto quello che, insomma, può avere il nostro amico a quattro zampe, insomma, ci fermiamo. E quindi la clinica Calderini è un po' questo, no? È un rapporto comunque di fiducia, insomma, tra il medico e il cliente, il paziente, come con il nostro medico di base. Io la ritengo un po' così, dottore. Assolutamente è così. E quindi, dottore, però appunto abbiamo parlato di chirurgia, perché lei appunto opera anche interventi, insomma, ci racconta un po' come avviene, diciamo, questo passaggio. Io faccio, insomma, quasi tutti gli interventi. L'ortopedia, come ho detto, la cedo volentieri a un collega, però è quella che mi appassiona di più. Grande soddisfazione ho avuto negli ultimi anni nell'utilizzo, una delle branche è quella della laser terapia e della chirurgia laser. Si possono fare tantissimi tipi di intervento che venivano fatti prima con delle tecniche tradizionali che avevano ovviamente delle controindicazioni. Certo. Per esempio, una cosa frequentissima è alcuni tumori della cute del gatto. Il gatto bianco, per esempio, ha il carcinoma squamocellulare, che sono quelle piccole masse che si formano soprattutto nel naso, sul naso e sulle orecchie, sul margine delle orecchie, soprattutto nei gatti che hanno la cute depigmentata. Quindi la cute viene insultata dai raggi ultravioletti, soprattutto d'estate ovviamente, e questo può far formare queste masse che sono dei tumori maligni. A questo l'unica soluzione è l'asportazione di una parte dell'orecchio che è coinvolta dal carcinoma, e una volta si faceva con tecniche tradizionali, quindi applicando una pinza, una cochlea che faceva da emostasi, e quindi poi veniva tagliato con il bisturi, e poi necessitava di una sutura e quindi dei punti. Questo, gli svantaggi erano che se la pinza veniva applicata troppo a lungo poteva avere delle controindicazioni, così se era troppo poco tempo, insomma, la sutura non avrebbe retto. Il laser ci permette di
fare un taglio netto è una tecnica che utilizza della luce ad alta frequenza e a potenza variabile, quindi decidiamo in base al tessuto qual è la frequenza e la potenza adatta per creare una sutura, un taglio netto che cauterizza anche i vasi e quindi fatto il taglio non c'è nessuna forma di sanguinamento. Esatto, ovvia, quindi tutta una serie di controindicazioni. Esatto, è molto più rapido, è molto più pulito e tra l'altro siccome il laser ha anche un potere di stimolare il tessuto a rigenerarsi, i tempi di guarigione sono dimezzati, oltre a dare un molto meno dolore, quindi il paziente che è quello a cui noi ci dedichiamo ha dei tempi di recupero molto più brevi. Certo. Ci sono altre patologie frequentissime, per esempio delle patologie cutanee che troviamo nel muso, quindi nella testa, in cui abbiamo pochissima cute da utilizzare per delle suture, il laser ci viene in aiuto perché possiamo asportare dei papillomi o altri tumori senza dover suturare o se è poco sporgente approfondendo leggermente nella cute ma senza dover applicare quanto riguarda magari i cani, se c'è qualche patologia che dove la chirurgia effettivamente col laser interviene allo stesso modo, insomma in maniera così efficace. Ecco, una nei cani una frequente sono gli epulidi, che sono dei tumori benigni della gengiva. Era assolutamente difficoltoso prima mettere dei punti e sperare che tenessero nella gengiva, adesso con il laser si riesce ad asportare tranquillamente senza nessun tipo di sanguinamento, cosa che invece era assolutamente frequente e frequente con la tecnica tradizionale, quindi ripeto, molto più veloce, molto più rapido, meno traumatico e con dei tempi di restituzione ad integrum molto più rapidi. Per tessuti molli, dottore, che cosa si intende? Quindi dove la chirurgia col laser può intervenire? Su tutto il corpo, all'interno, all'esterno? Può intervenire sulla cute tranquillamente, ma anche all'interno, negli organi interni. Io ho asportato delle colicisti con il laser, quindi lavorando sul fegato senza mettere dei punti e quindi con il laser, una tecnica che avevo visto inumana e ho applicato sui cani. Si può utilizzare anche nella chirurgia endoscopica che noi facciamo presso il nostro centro, e quindi tutto quello che si fa in endoscopia ovviamente dipende valutato caso per caso, e il laser ci può essere assolutamente utilizzato. Beh, devo dire che effettivamente le nuove tecnologie migliorano il vostro lavoro, lo rende più efficace, ma soprattutto poi fanno stare subito meglio anche i nostri amici in qualche modo, anche forse la ripresa poi da queste operazioni è anche più breve. Assolutamente, la tecnologia evolve rapidissimamente e lo scopo è sempre di fare appunto dei lavori più precisi e che abbiano dei tempi di recupero sempre più brevi. Il laser in questo senso è assolutamente efficace e sposa questo obiettivo. Quindi è assolutamente consigliato, quindi tutti sì. I radioascoltatori che ci stanno ascoltando, non vi preoccupate se vi viene proposta, soprattutto rivolgetevi a chi però ha le mani per poter fare una, non è da tutti, ci vuole una preparazione, uno studio. Assolutamente ci vuole una preparazione lunga, bisogna avere il materiale e gli strumenti adatti e bisogna sapere quando poterlo utilizzare. Gli scopi non sono solo quelli chirurgici ma sono anche terapeutici, perché viene utilizzato nella decontaminazione batterica, quindi una ferita infetta si può assolutamente sterilizzare con il laser, si può stimolare la rigenerazione del tessuto attraverso il laser. Ricordo volentieri una tartaruga che era venuta presso il nostro centro e che aveva una ferita con perdita di sostanza dell'avambraccio. Questo dipendeva dal fatto che la tartaruga era stata in letargo e probabilmente dei topi o dei roditori erano usciti a approfittare e mangiare la cute e parte del tessuto. Le medicazioni iniziali e la pulizia avevano dato dei risultati buoni ma non eccezionali, invece l'applicazione del laser ha ridotto
i tempi di guarigione tantissimo, in maniera estrema. Da una settimana all'altra vedevamo proprio il ricostruirsi del tessuto, perché il laser aveva stimolato la formazione di tessuto nuovo. Beh, ma è incredibile, quindi anche sulle tartarughe, dottore? Assolutamente, quelle sulle tartarughe. Beh, quindi diciamo, beh, questa è una storia bellissima, insomma, di quando si vede poi l'animale che recupera in breve tempo, c'è cioè una grande soddisfazione, soprattutto una nostra grande soddisfazione, esatto. Quello per cui, come dire, abbiamo studiato tanti anni. Esatto, quindi... avete fatto questo mestiere, noi vi ringraziamo per questo, per salvarci sempre, in qualsiasi ora, immagino, della notte, esatto. Della giornata. Allora, il centro Calderini, appunto la clinica, la potete trovare, abbiamo detto, in via Anguillarese 41 ad Anguillara Sabbazia. Andate sulla pagina Facebook del dottor Calderini, Alessandro Calderini, per chi volesse invece qualche informazione in più, oppure portare il proprio animale, lo 06 99 90 05 17. Dottore, è stato veramente un piacere, grazie per la sua esperienza, insomma grazie per gli aneddoti, ma per la sua competenza soprattutto. Grazie, piacere mio. Grazie a chi ci ha ascoltato, mi raccomando, rimanete con noi anche per il prossimo approfondimento.